vuole. Devi che cosa? Che dopo? La correttezza del pubblico. Cominciamo a fare un tramo. La correttezza è figlia vostra. Tu, ma io sono stato calmo finale. Aspetta, abbiamo occupato noi. Sono stato calmo finale. Vediamo, facciamo finire i piedi e poi prendiamo. Avevo chiesto solo la parola per dire una cosa, perché io la casa mia ce l'ho là la curva. Solo quello, volevo dire solo questa cosa, lo sai che cosa volevo dire, Marcia? Volevo dire, lei che abita insieme a me, si è illusionata la casa un metro e mezzo d'acqua. Come una ribadisco che in questo momento non si permette il regolare svolgimento del Consiglio Comunale. E invito a riprendere i lavori del Consiglio Comunale. Allora, do la parola alla sessione per terminare la relazione. Grazie. Prego, assessore. Allora, ma come parla? E io all'inizio la casa di chi? Come parla? E mi caccio, alla fine che cazzo lo penso? Lo penso di all'inizio la casa la linea invito le forze dell'ordine ad assumere determinazioni in merito al regolare svolgimento. Perché così la risolvo. Ma così la risolvo? Ma spero la merda la tua. Hai cercato tu. Allora dicevo per terminare poi vorrei ricordare che in questi periodi dell'anno comunque lo stiamo mettendo anche questi eventi comunali sempre più frequenti, queste bombe d'acqua sempre più frequenti, queste situazioni idrogeologiche pericolose, e quindi non vorremmo rischiare né per quest'anno né per gli anni successivi eventuale interruzione della regolazione delle acque, e quindi approfittando diciamo di questa possibilità che la Luzzo Redi ha di avere questo finanziamento, quindi ci siamo così adattati anche noi, visto e considerato che il sito individuato dagli ingegneri della Luzzo Redi sembra rispettare tutte le norme di vincolo che praticamente insistono su quel territorio. Grazie. Grazie assessore Chicchirichì, do la parola al capogruppo Palanca. Assessore Chicchirichì, l'ha detto lei che comunque il progetto l'ha visto in maniera formale, ma l'approssimazione, l'imprecisione delle cose che ha detto, io non so se si rende conto di quello che ha detto. Cioè io ho riempito un foglio di appunti, spero di riuscirli a dire tutti. Lo sa qual è il motivo per cui la Luzzo Redi va a delocalizzare il depuratore? L'ha letta la relazione? L'ha letta la relazione o no? Ho letto comunque ma mi risponde, io ho fatto una domanda, così sono stato rispettoso, io sono stato rispettoso in silenzio di tutti gli interventi, faccio il suo intervento e poi risponderò. Vabbè, ok, comunque ve lo dico. L'unico motivo per cui Luzzo viene a fare il nuovo depuratore a Tortoreto è perché ha bisogno di delocalizzare. Non gli è scritto in nessun documento, in nessun aspetto analitico che la Luzzo Redi ha presentato al Comune di Tortoreto, che comunque il depuratore esistente non ha più la capacità sufficiente per servire Tortoreto e Giulianova Nord. Il Luzzo dice, i fondi FAS ci sono e noi ce li prendiamo. Tra l'altro il depuratore è stato inaugurato nel 2006, l'ultimo, ve lo ricordo, 8 anni fa, non parliamo di depuratore di 100 anni fa, non hanno mai fatto manutenzione con un comportamento irresponsabile, perché tanto sapevano che prima o poi sarebbero arrivati dei fondi pubblici e che avrebbero finanziato il nuovo depuratore. Come? No. Vabbè, comunque, lei diceva del rischio idrogeologico, no? Lei lo sa che il vecchio depuratore rimarrà in funzione per n anni? Lo dite, per favore? A quale capitolo di spesa del progetto della Luzzo Redi è prevista la messa in sicurezza del vecchio depuratore? Me lo potete dire, per favore? Perché noi i documenti li abbiamo letti e li abbiamo studiati.
Per quanti anni rimarrà in funzione quel vecchio depuratore? 5, 10, 15 anni, non lo sapete nemmeno voi. Però in sicurezza non ci si mette. In sicurezza non ci si mette il vecchio. Quindi se ce lo vogliamo, la perdiamo o no la stagione turistica? Assessore Chicchirichì. Esatto. Non ho finito. No, ho preso 50 punti. Allora, un attimino perché, tra l'altro, è vero che nel 2011 c'è stata l'alluvione e hanno speso 1.200.000 euro per metterlo a posto. Anche in questo caso, la Ruzzoretti non ha speso un centesimo per la messa in sicurezza del sito. Non ha speso un centesimo di messa in sicurezza. Perché non lo chiedete voi? Nel 2011 eravate amministratori o mi sbaglio? Assessore all'ambiente. E poi tra l'altro avremo un rispattamento sul trattamento fanghi. Il trattamento fanghi è previsto nel nuovo depuratore quando verrà costruito il secondo lotto. Lo sa questo? Spero di sì. Nel frattempo verrà fatto nel depuratore esistente il trattamento fanghi. Quindi noi quando l'avremo sto risparmio sul trattamento fanghi? Tra 10 anni? Ve lo ripeto, a parte che l'assessore edilizio in commissione urbanistica ce l'ha dato un'anticipazione, credo. Dicono che con la nuova legge di stabilità molto probabilmente arriveranno i fondi per terminare il secondo lotto contestualmente al primo. Questa è l'informazione che ci hanno dato in commissione urbanistica. Spero che abbiano almeno individuato il capitolato di spesa dove la legge di stabilità prevede questo, perché noi sinceramente abbiamo cercato ma non ne abbiamo trovato traccia. Comunque, visto che ho cominciato, finisco l'intervento, così lascio la parola agli altri consiglieri. Avevo scritto non mi dilungherò molto, vabbè, mi sono dilungato molto. Noi lo sappiamo che è difficilissimo per un amministratore decidere in questi casi. Qualsiasi la scelta potrebbe rivelarsi comunque sbagliata e di questo ne siamo consapevoli. Però proprio il percorso non trasparente che avete fatto porta a prendere la scelta sbagliata. Perché è chiaro che è stato un percorso non trasparente e soprattutto è difficile per chi non è libero di pensare con la propria testa, per chi non ha fatto un percorso trasparente, come dicevo poco fa, e per chi non fa della scuola una necessità, ma la considera soltanto una concessione agli altri. L'analisi preliminare sulla scelta della migliore localizzazione che ci avete tenuta nascosta o che avevate non avevate fino all'altro ieri, perché io vorrei far conoscere anche ai cittadini che dei documenti importantissimi proprio per la scelta del sito li abbiamo dovuti richiedere noi a Ruzzo, perché voi non ce li avete forniti, molto probabilmente non li avevate, quindi non li avevate proprio nemmeno studiati, però comunque non ce li avete dati in nessuna commissione che abbiamo comunque fatto negli ultimi tempi. Abbiamo dovuto richiedere noi a Ruzzo e ce l'ha dati la Ruzzo Reti una settimana fa, proprio prima dell'ultima commissione urbanistica. Tra l'altro vorrei dire che avendo avuto la